First of all, congratulations to Brindisi. They're a very tough team. They have great players, great coaches, and great fans. So congratulations to them, because this was not easy. And secondly, I'm just happy for the city of Nanterre, Coach Pascal, and my teammates, because we've worked very hard in the off season to prepare for something like this. And I'm just proud of the way that we overcame adversity in the fourth quarter, because those are some of the toughest fans I think I've ever played in front of. So, but I'd like to give credit to my coaches and my teammates. Innanzitutto, congratulazioni a Brindisi, a buoni giocatori, un ottimo allenatore e dei grandi fans. Non è stato facile, è contento per la città di Nanterre, per l'allenatore, per il lavoro. Hanno lavorato tanto e hanno lavorato bene. Nel quarto hanno vinto la partita e congratulazioni a Brindisi. Sono soddisfatti per aver superato il turno e accedere alla Final Four. Brindisi è stata una buona squadra, un'ottima atmosfera. E la vittoria è chiaramente la cosa migliore che potesse capitare questa sera. Non hanno mollato anche quando erano sotto di 6 punti e hanno continuato a lottare e hanno portato a casa il risultato. Un in bocca al lupo a Brindisi per la fine della stagione, un bocca al lupo per le partite in campionato. Niente, credo che usciamo a testa altissima, siamo andati oltre a quello che, diciamo così, la società in estate ci aveva chiesto, e quindi è stata un'esperienza sicuramente importante. E credo che anche la gara di stasera, pur nelle nostre difficoltà, ha dimostrato che siamo usciti, che abbiamo lottato e che comunque usciamo a testa alta. Partita difficile, partita dura, contro una squadra che appena fa un errore è capace di punirti, quindi merito a loro. Però ripeto, la squadra ha fatto una buona gara con qualche giocatore in difficoltà, abbiamo avuto buone risorse dalla panchina, però nel complesso una gara difficile contro una squadra secondo me molto molto buona. Però ripeto, usciamo a testa alta, appunto perché abbiamo onorato al meglio la competizione, e credo che comunque rimane un'esperienza che qualcosa ci ha lasciato, che ci ha fatto pagare qualcosa, ma che sicuramente qualcosa ha dato alla città, perché è un'esperienza diversa, un'esperienza nuova. Quindi ripeto, ne usciamo a testa alta e l'archiviamo come sicuramente una novità per la città di Brindisi. Certo, io ho l'obbligo di far giocare chi rende di più, se americano, italiano o russo, a me non interessa. Chi gioca bene sta in campo, anche Dero ha giocato meno, oggi Andrea ha giocato una buona gara, è giusto che stia in campo, a me non interessa niente chi è titolare in teoria poi, o chi non è. Io sono abbastanza, credo, pragmatico, e nel senso anche a me non interessa la nazionalità o il ruolo, chi gioca bene sta in campo, chi gioca male sta seduto. Quindi tutti hanno avuto la possibilità stasera di giocare, chi ha dimostrato di essere più in partita ha giocato di più. Marcos deve ovviamente riflettere su questa gara e sono convinto che riuscirà a trovare le energie giuste per la partita di Bologna. Nella partita ti posso dire che abbiamo sofferto molto a rimbalzo, infatti direi che la partita lì è stata un po' la chiave. Infatti l'ultimo rimbalzo che ha preso loro, ha fatto anche la bomba Wims, e lì in effetti ci è costato un po' la partita. Quindi a rimbalzo è 40-27 se non erro, e ovviamente 13 possessi in più li abbiamo sofferto fin dall'inizio. Messo non ha fatto una buona partita all'inizio, soprattutto non ha fatto una partita a cui eravamo un po' abituati a vederlo. D'altra parte è un giocatore che ha avuto 1000 infortuni tutta la stagione, non è mai entrato in condizione, adesso forse sta cominciando ad allenarsi, però come spesso accade quando comincia a fare allenamento, lui in questo momento è come se fosse al torneo di Matera, e dopo 2 settimane che magari fai in maniera decente hai la settimana di calo. E oggi era affossato, anche perché probabilmente ha fatto fatica a recuperare dalla partita di martedì, perché sono 2 gare così ravvicinate e non è ancora in condizione probabilmente, quindi ha fatto molta fatica a entrare in ritmo. È vero che è venuto da me a dirmi che aveva metabolizzato la panchina, perché anche lui ha giocato poco all'inizio,
perché l'ho messo seduto dopo ho giocato Michael, Eric, Andrea da 5 e quindi ovviamente la panchina è un'ottima medicina. Ed è venuto da me a dire: coach, ho sbagliato, ho giocato male, però sono pronto. Ovviamente c'era bisogno, e nella seconda parte è andato sicuramente meglio. Quindi sono situazioni che capitano ai giocatori di condizione e quindi insomma credo che ci sta. Mi spiace, si è fatto un gesto non bello alla curva, mi auguro che la cosa venga chiarita, presa solamente come un gesto di un giocatore che è nervoso, che non riesce a dare quello che vuole. Sono convinto che non volesse mancare di rispetto a nessuno, credo che debba essere presa, messa da parte, ha fatto una cavolata sicuramente, però probabilmente era molto nervoso perché non riusciva a dare alla squadra quello che voleva. Quindi ovviamente dispiace, non è bello, però vorrei che fosse presa veramente per un episodio brutto, messo da parte, e sono sicuro che la cosa verrà minimizzata. È chiaro che se giochi, abbiamo giocato alcuni minuti in Nanterre anche stasera molto molto bene, l'obiettivo sarà quello di allungare la qualità dei minuti nel corso della partita. È chiaro che se giochi sempre bene vinci di più, questo è normale. Sfortunatamente ci sono gli avversari, che sono avversari soprattutto molto atletici, e come avete visto ci hanno tolto veramente molte linee di passaggio, ci hanno tolto la circolazione di palla, ci hanno tolto gioco interno, era molto difficile andare dentro l'area. È una buona squadra, atleticamente sono tutti ragazzi fisicamente, atleticamente di un livello molto alto, ed è questo che effettivamente abbiamo sofferto, un atletismo che in effetti direi molto molto alto. È chiaro che se riusciamo a fare più minuti di qualità ne vinceremo di più, quindi penso che sia un'esperienza questa del playoff di queste due partite che tornerà utile per le gare successive già da domenica prossima, speriamo. Beh, sicuramente la prima esperienza in assoluto in Europa, quindi mi ha dato un bel po', vabbè, di esperienza per gli anni futuri. È una cosa che non avevo mai fatto, sono un impegno costante, due partite a settimana, che logora abbastanza durante l'anno, però sicuramente un'esperienza bellissima. Alla fine siamo arrivati a due partite dalle Final Four, quindi un'esperienza più che positiva. E dispiace ovviamente per oggi, perché speravamo di allungare la serie a gara 3, però appunto un'esperienza buonissima che servirà negli anni prossimi. Ma sì, assolutamente era un periodo poco positivo dopo la Coppa Italia, e quindi ho cercato in tutti i modi di tirarmene fuori, anche cercando di dare di più in allenamento, di lavorare meglio anche individualmente. Poi parlando anche col coach, comunque mi sono confrontato, serviva una reazione, ho cercato di dare energia, di partire da quello che so fare meglio, un po' la difesa, e poi il resto è venuto diciamo di conseguenza, e sono soddisfatto.